Allora, una settimana intensa, una settimana ricca di appuntamenti, città, come va? Ricca di appuntamenti, beh, insomma, Beh, sì, insomma. no, per carità, ormai non sono più a casa mia, sono sempre in giro a Sempre. smaranzare, eccetera. Uno fa quello che può, poi nel frattempo cerca anche di studiare, Certo, perché poi adesso, insomma, per noi la no? Esatto, sessione se non ci estiva. vedrete ogni tanto è perché siamo impegnati nello studio. Pregate tanto per noi, perché ne abbiamo Ma bisogno. l'ultima volta è andata bene, tu avevi fatto tutta quella slide, buon esame, cheat, eccetera, è andata molto bene alla Me fine. l'aspetto io poi anche per, insomma, perché anch'io vorrei dare degli Ah, esami. posso fare delle Ma slide se volessi, sarebbero, su quella cosa sarebbero ben accette. io? Però non sul resto. No, perché mettiamo in chiaro subito una cosa, ok? Allora, ieri sera eravamo a cena con la nostra cara amica, che salutiamo, Susi. Susanna, ciao Susanna. E io gli stavo parlando, sa, Davide, cosa mi chiedi domani? Lui mi ha detto, ma parliamo di questo, questo, quest'altro, poi non me lo ricordavo già più, adesso gli ho chiesto adesso, ma di cosa parliamo alla fine? E io ho detto, ma scusa, c'è una cosa che è successa questa settimana nel dibattito pubblico, si è parlato finalmente di riforme istituzionali, cioè di revisione della Costituzione, no? Sì, E io, da grande esperto, mi come aspettavo una slide, un qualcosa, no, ho fatto un video sul mio canale di 30 minuti, 40 minuti su questo, e mi aspettavo, mi certo. ha detto no, perché è un argomento noioso. No, vabbè, non è che ho detto proprio così, però diciamo il nostro pubblico, non Il nostro so. pubblico non vede l'ora di sentire parlare di riforme costituzionali, diciamoci la verità. No, perché si è parlato di riforme costituzionali questa settimana? Perché non c'è nient'altro da dire, appunto. Io infatti ho guardato, ma di politica, poi sì, in qualche modo dopo ne parleremo, però insomma, Non c'è niente da dire, molto. allora, quando non c'è mai niente da dire si parla di riforme costituzionali. Ma perché nessuno le prende sul serio, esattamente come Brida, insomma, non siate come Brida, prendete sul serio le riforme costituzionali, va bene. Vedere, tanto insomma, non è, cioè, le hanno fatte queste riforme, le stanno facendo, come funziona? Ma sì, uno si sveglia, fa una riforma costituzionale, perché è una cosa difficilissima da fare. Sì, lo Sai che c'è so. una procedura tutta complicata per la Sì, revisione della mi Costituzione? ricordo qualcosa di diritto, ho studiato anche, insomma, alle superiori avevamo studiato anche noi. Diciamo. È una cosa complicatissima, una cosa che si fa nel corso di anni, non di una Brindiamo, settimana. brindiamo, Brindiamo. brindiamo, ecco qua, e cominciamo l'undicesima puntata. Già 11, città, piano 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 aumentiamo. poi basta, chiudiamo. Vabbè, adesso andiamo No, avanti, altrimenti non vi siamo. abbandoniamo così, no. Allora, e cominciamo subito con una cosa. Quando ho detto questa notizia, mi sei subito venuto in mente perché mi ricordo che, insomma, è già successo altre volte. Anzi, no, prima di cominciare, vedi che testa che c'ho. Volevo parlare un attimo, vediamo la slide sul fatto, sai, la scorsa settimana avevamo parlato degli studenti in Sì, tende. sì, E guarda, ha sì. È avuto un. diventato Cioè, questo questa incarico. ragazza è partita lì da sola davanti al Politecnico, adesso tutti ne parlano e tantissimi altri studenti qui a Roma, gli studenti in tenda addirittura sfidano il temporale, 600 euro per una stanza e negarci il diritto allo studio. Cioè, quindi davvero questa ragazza ha È una avuto un cosa che successo non so se pazzesco. abbia preso piede per la ragazza o per il fatto che noi ne abbiamo Ma secondo me è parlato. la seconda. Cioè, Io direi devo che dire noi le la verità. abbiamo dato una grande mano. Devo dire la verità, questa tutta la settimana a riflettere sul tema e sono arrivato anch'io a questa conclusione. Secondo Ci me siamo lasciati noi noi. abbiamo dato uno slancio a questa Tra l'altro iniziativa. un sacco di polemiche. Tu sai che io ogni tanto parlo di un giornalista, Sì, Nicola Porro. sì. Porro ha detto una cosa, insomma, non necessariamente condivisibile, diciamoci la verità. Cioè, ma andate a lavorare, tutti hanno fatto dei sacrifici, no? E questo Chiaro. ha scatenato una bufera, soprattutto perché lui, insomma, ha discendenze aristocratiche, no? Sì, Diciamoci la poi lui tra verità, Porro. l'altro fa l'olio anche, no? Sì, adesso non facciamogli proprio No, così tanta per pubblicità. carità, però insomma, non diciamo il nome, però lui è anche un produttore di Anche olio. perché io ho scritto Porro, Sì, ho raccontalo al pubblico. scritto quella volta lì, ma ho scritto anche questa settimana dicendogli: Porro, guarda il mio video sulle riforme costituzionali. Non l'ha guardato, mi ha risposto. È un uomo impegnato lui, Non mi eh. impegnato, la scorsa volta invece mi aveva risposto, con una parola, ma mi aveva risposto. Inopinato. E comunque. La cosa ha preso piede,
So che le loro richieste sono diventate anche più specifiche. So che alla fine quello che vogliono è un tavolo permanente, Un tavolo tematico. un tavolo tematico permanente, grazie al quale discutere con le autorità, per non solo questi problemi, ma anche non solo i problemi strettamente legati all'affitto, ma anche per altri. Esatto, e il mondo politico ha risposto, per esempio sono state le visite sia di Conte che di Schlein, e anche appunto sono degli interventi in merito da parte insomma, dei ministri del governo, sono tanti davvero, si sono schierati con questi ragazzi, quindi insomma vedremo, noi continuiamo a parlarne, speriamo che davvero Noi continuiamo possa a parlarne essere. ricordando che comunque il mercato è il mercato, per cui si può fare tutto Ah, entro i so che sono limiti del stati mercato. stanziati dei soldi per questa causa, No, va quindi. bene, però tutto entro i limiti della libertà di Però mercato. 600 euro sono effettivamente. 650 euro sono tantissimi, Lo so, ma infatti io ho detto qual è, secondo me, la per degli soluzione. Ma studenti. infatti lo so, ma lo so benissimo, infatti io ho detto qual è la soluzione nella scorsa puntata. Io parlo di soluzioni più a livello generale, no? Non per risolvere il singolo problema. Perché, signori, parliamoci chiaro: allora, quando noi puntiamo a risolvere il singolo problema, poi ne spunta sempre un altro. La questione degli studenti potrebbe dare adito a una marea di problemi, no? Dietro. Per cui, qualcosa di più complessivo, non limitiamoci alla singola complessiva. Vabbè, insomma, dopo questa riflessione, per carità, ci sta. Quindi questi erano gli studenti, quindi adesso invece passiamo per la prima notizia della settimana e parliamo di WhatsApp, perché è uscita questa notizia, WhatsApp accende di nascosto al microfono dello smartphone Musk contro Zuckerberg, noi ci possiamo fidare. Allora, tutto è nato con il post di questa persona. E chi è? È famoso, Sul forse web del no, mondo. credo che sia un pochettino più famoso sul web nel mondo, C'è però del maestro Vini di. sì, esatto. Citta, traduci. WhatsApp ha iniziato ad utilizzare il. Cioè, non è che non sappia, però insomma, No, traduci. non sa. Ha iniziato ad utilizzare il microfono in the background. Non so cosa intenda con il microfono in the Anch'io non background. capisco, perché il background è dietro, no? È dietro. Non so cosa voglio dire, però vabbè, comunque, perché poi lui Cioè, se lui dice. dice che WhatsApp ha iniziato a utilizzare il microfono mentre lui stava dormendo, Esatto, sì. cosa Cioè, intende? praticamente questo qua si è accorto che durante la notte WhatsApp Ah, ok. registrava, insomma, perché forse sarà anche una persona che parla durante il sonno, no? Io sono uno che parla durante il sonno. E quindi WhatsApp in qualche modo registrava la sua voce e ha fatto questa contestazione. Poi l'abbiamo messo No, online. vabbè, ma scusa un attimo, non mi è molto chiara la questione. Le prove, ad Allora, perché esempio? tu mi dici sempre che il telefono ci ascolta, no? Sì. Sai, ad esempio, insomma, mi sono state delle occasioni in cui hai detto, guarda, magari hai parlato di questa cosa e poi tac! A te è Sì, a successo? me è È successo. successo, sì, no, ok, però non capisco come possa succedere su WhatsApp questa cosa, sinceramente. Perché è come se il microfono stesse aperto, no? E Allora, c'è il quindi. microfono del telefono sempre aperto, meglio il microfono ad esempio di Google sempre Sì. aperto, perché, oppure per chi ha Siri, okay? Perché chiaramente se il microfono deve percepire l'ok Google grazie al quale inizia la ricerca, o il ciao Siri Certo, grazie al deve quale inizia la essere ricerca, acceso. deve essere acceso. E questo è uno strumento grazie al quale non so se la cosa sia universalmente riconosciuta o meno, ma è uno strumento grazie al quale che viene utilizzato a scopi evidentemente pubblicitari, Sì, ok? sì, Per il sì. momento pubblicitari, perché poi ti arriva magari la pubblicità relativa a quello che hai appena detto, Esatto. okay? È qualcosa che succede, uno si fa due domande, Sì, è inquietante, è un po' inquietante, perché è però. come se fossi controllato. Però non capisco davvero Sì, in per questo caso esempio quale io sia. WhatsApp dovresti, no? Cioè, per esempio fai un audio, sei tu che gli dai l'ok. Esatto. E infatti, no, appunto, Zucchero, insomma, Musk si difende. Beh, non lo so, è un No, Musk dice a sì. Zuckerberg,
veramente Musk cerca di trarre acqua al suo mulino, no? Cioè, sai che lui è diventato proprietario di Twitter, no? Certo. Quindi il guanto di sfida è lanciato. Sì, tra l'altro ho letto che vuole forse addirittura mettere i messaggi vocali su Twitter, insomma fare un sacco di cose. Allora, ci sono state un sacco di polemiche relative alla sua acquisizione di Twitter, perché prima aveva detto che intendeva acquisirlo, poi sembrava, diciamo, recedere dalla trattativa, quindi ha rischiato anche, penso, una citazione in giudizio per responsabilità precontrattuale. Spiega, no? Cos'è? Perché uno dice, no, quando so, ma una persona semplicemente viene denunciata, no? Beh, allora... Penso che il nostro pubblico abbia ben presente la distinzione tra denuncia e citazione in giudizio. Allora, voi dovete sapere, carissimi, che ci seguite con tanto affetto, che lui mi ha fatto questa spiegazione, guarda caso, a Gallipoli. Sì, mentre allora facevamo il bagno, ho detto, ma sai qual è la differenza tra denuncia e citazione in giudizio? Wow, no, perché non mi aspettavo altro che sentire questa cosa. Ma scusa, immaginate, insomma. Ma scusa, tu sei lì in acqua, certo, non sai cosa fare, prendi il sole, poi sei tutto rosso, eccetera. Almeno, insomma, muovi il cervello, no? Certo, non c'è agitazione. Comunque, la questione dell'acquisizione di Twitter da parte di Musk ha fatto tutta una serie di strascichi. C'è tutta la questione del verificato, tantissime questioni dietro. E chiaramente Musk lancia la sfida a questo punto, no? Cioè, dice, se voi di me non siete così affidabile con la gestione dei dati personali, magari cerchiamo di tirare un po' di acqua al nostro mulino. Non so come sia la questione, stiamo attenti alla questione della privacy, stiamo attenti soprattutto a TikTok, quella è l'app che più di tutte mette in discussione la privacy, ok? Cioè, su quello non c'è dubbio, stiamo attenti al governo cinese, per favore. Poi vabbè, insomma, io sono così nei confronti del governo cinese, un po' di astio. Non so, pensa che noi non potremmo andare in Cina dopo aver detto questo, ad esempio. Sì, probabilmente entreremo nella lista nera, ma... Un saluto, Xi. Un saluto. Allora, io però immagino in questi giorni al governo che ci siano dei continui scambi di messaggi sulle riforme istituzionali. No, non solo su quello. Immagino che ci siano questi continui scambi di messaggi di cose, perché praticamente, non so se tu sei venuto a saperlo, si è dimesso la D di Fuortes, insomma della RAI, Fuortes, no? E si è dimesso, sostituito con Deboles. Un cambio di ruolo per ruolo. Tutti spagnoleggianti. Tutti spagnoleggianti. Certo. No, abbiamo anche in studio oggi un madrelingua. Che salutiamo, insomma, Andres. Abbiamo sempre più pubblico. Abbiamo Agnese, abbiamo Andres. Arriveremo poi ad avere un pubblico sempre più ampio. Comunque, sì, Fuortes è stato, appunto, si è dimesso venerdì. Cioè oggi, insomma, dovrebbe essere nominato il nuovo AD. Che si chiama? Non lo so, vedremo, perché benissimo, ci sono dei nomi, non vorrei dire dei nomi che poi... Però ci sono in ballo le conduzioni. Oh no! Per dei vari programmi in Rai. Allora io, per fare un po' d'ordine, ho pensato, ecco qua, terremoto in Rai, chi va, chi resta, chi arriva? Facciamo un quiz, città. Cioè, devo dire i nomi? Ah no, te lo dico io. Vabbè, allora, io partirei da chi conosci... dal primo di qua, chi è? La prima sinistra? Sì. Allora, di lui ho sentito qualcosa? Di Fazio? Di Fazio, ho sentito che forse se ne va? Forse, perché il suo contratto in scadenza potrebbe andare sul 9. Sul 9, ma sul 9 cosa c'è? Beh, c'è Crozza, che ha in comune lo stesso agente, quindi potrebbe esserci. Perché poi sappiamo che Fazio, insomma, non è mai stato ben voluto dall'attuale governance. Governance, sì. Capito? Ma infatti l'hanno relegato sulle reti minori. Sì, no, ma anche appunto da vari esponenti del governo sappiamo benissimo la diatriba con Salvini, insomma, quindi ci sarebbe un interesse. A te piace Fazio come conduttore? Ma diciamo che dipende. No, è un po' troppo istituzionale, per carità. Poi, quanto erano belli Sanremo condotti da Fazio? Mamma mia, ragazzi, esperienza incredibile. Poi quella vicina chi è? E quella vicina è la Berlinguer. Allora va, resta o arriva? Cioè arriva, no? Perché già in Rai. Va o resta?
secondo te. Ma allora, considerando il cognome, uno penserebbe che va, però magari resta. No, resta, esatto. resta. Nonostante, insomma, Berlinguer, sappiamo benissimo chi è stato, no, resta. L'altra vicino? Ma è l'Annunziata. Esatto, va o resta? Ma è in Rai attualmente. Allora arriva, chi lo sa? Dimmelo tu. Ma scusa, ma adesso non è sulla 7? No, è su Rai 3. Ah, conduce mezz'ora. Mezz'ora. Secondo te va o resta? Ma io, lei ho sentito che è una figura abbastanza discussa, per cui magari se ne va. No, no, dovrebbe restare. Dovrebbe restare, va bene. Poi, andiamo al canto. C'è Marco De Milano. Non lo conosco. Eva fa una striscia quotidiana su Rai 3. Non lo conosco, non mi esprimo. No, dovrebbe rimanere. Del debito. Prima di passare lì, perché c'è molto da dire, io andrei sotto. Chi è quello là sotto? Sotto. Allora. Conosci? Lui è... adesso... Cioè lui... Diaco o Diaco? Diaco. Che conduce cosa? Che conduce, non mi ricordo più, però ne abbiamo parlato nella prima puntata. Primissima puntata, andate a recuperare se l'avete persi, quando c'era stato quello scandalo incredibile perché lui aveva usato torpiloquio sul servizio pubblico, indegno. Lui resta. Cioè, vabbè, se li mandi via tutti, poi non c'è più nessuno, dobbiamo andare noi. Ma mica che si chiama. Per carità, noi siamo no, comunque sì, resta col suo programma Bella Ma. Ah, sì, ok, va bene. L'altra vicina non credo tu la conosca. Non è la Ferragni. No, è Monica Giandotti. Lei conduce Agorà su Rai 3. Potrebbe andarsi, sì. O spedita. No. Poi, saltiamo. Sai chi è lui? Lui? È quello dopo la... Sì. Sarà tipo Pino Insegno. Esatto, ma lo saltiamo. Poi ti dico perché. L'altra vicino? No idea. È la Serena Bortone. Conduttrice su Rai 1, insomma, di un programma che va in onda al pomeriggio, oggi è un altro giorno, va o resta? Passiamo a quello successivo. No, allora, non lo so, non la conosco. Potrebbe andare. Allora, perché ti ho messo quello vicino? Innanzitutto chi è? Allora, abbiamo appena parlato, il dottor Porro. Il dottor Porro conduce Quarta Repubblica, non su Rete 4, come quello che è sopra di lui, cioè Del Debio, non conduce Quarta Repubblica, Del Debio, ma è anche lui ha il suo talk su... Quinta Colonna, no, c'è ancora. Non so come si chiama. Anche lui il suo... il suo programma su Rete 4, sempre di talk di politica. Allora, io capisco che con l'attuale governo questi due personaggi potrebbero essere cooptati all'interno della... ne ho sentito parlare soprattutto di Porro. Sì. Perché fra l'altro Porro era già stato in Rai. Era già stato in Rai. Potrebbe esserci. E poi chi è quello vicino a Del Debbio? Allora, lui se ne va, vero? Chi è Insinna? Sì, lo conosciamo tutti. Insinna potrebbe, anzi, alcuni dicono già che sia certo che non che lui voglia lasciare l'eredità, ma che lo vogliono cacciare. Sostituire con Pino Insegno. Ah, vabbè. Perché Pino Insegno lo definiscono lo speaker di Fratelli d'Italia. Ah, è vero. Ma non possono mettere Amadeus, tanto ormai... Amadeus fa già i pacchi, fa già i soldi, fa già Sanremo, fa già un sacco di Roma. No, allora, il Sinner non mi piace, lo sai, perché lancio questi messaggi... A parte il fatto che è sempre dubbio nelle sue affari... E questi messaggi pacifisti, no? Che lancio sempre. Dipende, insomma, c'è chi piace, c'è chi... C'è la pace e poi c'è la pace vera, no? Vabbè. Per me sono un conduttore che è bravo a fare il suo mestiere, secondo me. Vabbè, non rischiamo querele. Chi è quella sotto? Quella sotto ti piace? È la direttrice, la Monica Maggioni, incredibile. No, ma non è che abbia... No, è semplicemente lei... Nei momenti fondamentali della storia umana c'è sempre, sì. Cioè c'è quando è morta la regina, quando è eletto il presidente della Repubblica, cioè lei c'è sempre, no? Sì, per sì. Io vorrei essere al suo posto per dire io c'ero, no? Io conducevo su Rai 1, no? In quel momento lì. Adesso si fa vedere molto meno, però, perché forse se ne andrà. No, probabile, molto, verrà sostituito, insomma. Possiamo dire una cosa in tutto questo? Che tutto questo è una pagliacciata tremenda. Lo so, una scacchiera alla fine. È una pagliacciata tremenda, ma
com'è che la giustifichiamo questa pagliaccia tremenda? Per ritornare alla prima puntata, io ho fatto un cartello con scritto sì. Privatizzate la RAI, ok? Sì. Questo è il tema, ok? Sì. Se la RAI fosse una televisione privata, tutto questo non succederebbe. Perché noi dobbiamo rimanere legati al concetto sovietico, possiamo dire, di TV di Stato? A me è una cosa, io ne avevo una cosa che non riesco a capire, anche perché poi, evidentemente, per ogni cambio di governo, hai, soprattutto quando si tratta di un governo forte, stabile, eccetera, avrai tutti questi rimpasti. È brutto, eh? Cioè, è una cosa brutta. Secondo me, cioè, tu hai mandato via le tue idee politiche. È brutto per il pubblico, è brutto per chi ci lavora e chi vorrebbe avere magari un lavoro un po' più stabile. Che già di per sé non è un lavoro stabile, perché comunque lì dipende dal successo che hai, dipende. Un cioè, lavoro un po' più stabile e soprattutto indipendente dalla politica, possiamo dirlo? Sì, sì. Il discorso è che la finzione della TV di Stato è quella di avere una televisione per tutti, che in realtà è poi soltanto di quelli che governano in quel momento lì. È una finzione per tutti. Se nella TV privata non c'è questa finzione, perché la TV privata è del privato e basta, ok? Certo, devi stare simpatico al privato. Devi stare simpatico al privato, bene, però poi l'offerta è tale per cui ci sarà sempre qualcuno a cui stai simpatico, ok? Sì, si spera. Certo. Sì, si spera, ok? E comunque, insomma, è una pagliacciata. Il messaggio è sempre lo stesso, lo diciamo, certo, lo continuiamo a ripetere. Noi parliamo di scuola, ma parliamo anche di privatizzazione della RAI. Vedo che il pubblico in studio annuisce, meglio di così non si poteva chiedere. Perfetto. Vabbè, insomma, questa era... beh, no, è giusto, io condivido appieno. Ah, quindi vuoi privatizzare la RAI anche tu? No, nel senso, cioè, almeno, se non si privatizza, almeno un po' meno politica all'interno della RAI, però che questa è un'utopia. Fino a quando è una TV di Stato rimane. Ma allora, passiamo oltre, insomma, salutiamo tutti i conduttori della RAI e speriamo che, insomma, magari poi le cose non siano così, perché adesso usciranno i palinsesti a luglio, quindi li vedremo e magari ne riparleremo. Adesso invece passiamo a un'altra notizia che ha fatto molto infuriare, ovvero dell'Unione Europea avrebbe questa idea, insomma, di togliere i sacchetti per le confezioni monouso di frutta, quindi non so, il sacchetto dell'insalata, il cestino delle fragole, insomma queste cose qua. E ha fatto giustamente, perché cioè, loro dicono perché così almeno non si produce altra plastica che inquina, eccetera. Però dall'altra parte, col diretto in primis e poi insomma anche le associazioni dei consumatori dicono: guardate che soprattutto per le persone magari sole o comunque se io non voglio prendermi un'insalata, mi voglio prendere un sacchettino, perché poi dopo può succedere che la roba vada male e quindi lì è peggio forse. La situazione è complessa. Allora, diciamo così, una questione ampia. Possiamo partire dal tema insalata, ok? Partiamo dal tema insalata. Quanto ci piace l'insalata? Quanto ci piace? Tantissimo. Idealmente, se uno avesse la rucola lì coltivata nell'orto, potesse andare lì e raccogliere la rucola e mangiarsela, sarebbe ideale. Non tutti hanno l'orto. Non tutti, purtroppo, hanno questa cosa. La seconda idea possibile sarebbe quella di prendersi le teste di insalata al supermercato, ok? Anche questa è una soluzione. Il problema delle teste di insalata al supermercato è che si deperiscono facilmente, sì, più facilmente dell'insalata nei pacchetti. Per cui anch'io ricorro, quando vado a fare la spesa, quando vai a fare la spesa, anch'io ricorro dice queste affermazioni così, ma non è proprio nella realtà, cioè crea grande come se andasse tutti i giorni a fare la spesa, no? Quando appunto prediligo anch'io i pacchetti di insalata, ok? Certo. E questo è un tema. E poi per carità sia più buona quella della testa, questo penso che va bene, però d'accordo. La resistenza è inferiore, no? Certo. Allora, per carità, qua possiamo affrontare sempre la questione di principio, ok? Se mi dovessi chiedere di principio, sei d'accordo con questa decisione? No, perché io risponderei, come tu sai, perché bisogna limitare il mercato, no? Il mercato si sviluppa lui nelle sue varie dinamiche, per cui perché dovremmo limitare il mercato impedendo la commercializzazione dell'insalata in bustine, ok? Certo. Il mercato è sempre la nostra divinità, potremmo dire. Questa è
la questione di principio. Poi io capisco che prima o poi il problema ambientale lo si debba risolvere, ok? Per cui capisco più che, prima che poi, se possibile. Per cui capisco che uno abbia anche l'intenzione di dire basta a certe cose. Ora, questa forse è una delle ultime cose a cui direi basta. Però vabbè. Sì, ci sono cose, diciamo, che inquinano molto di più e di cui non se ne parla. Però vabbè, io capisco che sacchetto su sacchetto... Certo, moltiplicato per tutti, insomma, milioni di miliardi che ci siamo. E poi c'è il tema dell'Unione Europea, ok? Perché quando noi sentiamo che la vuole fare l'Unione Europea, diciamo... l'Unione Europea. Diciamo una cosa, che nell'Unione Europea siamo in tanti, ok? Quindi è evidente che una decisione del genere magari... è un po' più, adesso la presidenza della Svezia, se non sbaglio, sì. No? Per cui io capisco che nel nord dell'Europa questa cosa vada molto, ok? Certo. Noi facciamo fatica ad accettarlo. E io qua torno a un'idea che secondo me è molto sensata, che è stata presentata, penso, adesso non vorrei dire una boiata, la dico, però magari non è vero, era un'idea di Macron, forse, che aveva presentato un anno fa, una roba del genere, dell'Europa a più velocità, ok? L'Europa è grande, non tutti culturalmente, quando siamo così culturalmente diversi, cioè, riusciamo a stare dietro alle stesse cose, ok? Potrebbe essere ammissibile dire, ok, noi gruppo di paesi del nord, questa idea la perseguiamo. Voi, paesi, gli strumenti esistono, c'è una cosa che si chiama cooperazione rafforzata che io utilizzerei più, insomma, è difficile da utilizzare, ci sono tutta una serie di regole, devono essere almeno 9 paesi, non... cosa complicatissima che sarebbe da riformare, ma ne parleremo perché tra un anno ci sono le elezioni europee e noi faremo tutto un build up, giusto, per le elezioni europee. Continuate a seguire, nonostante, insomma, parliamo anche di queste cose. Per cui capisco che da noi sia una questione difficile da accettare, altrove sia invece più semplice da accettare, altrove si chiedono perché questi rifiutano una proposta del genere, come è successo con le case, come è successo con cos'era l'altra questione? C'è un'altra questione che aveva fatto molto di con le automobili, con automobili. Sì, mi ricordo del fatto di togliere le auto. Insomma, noi usiamo l'Unione Europea per questo, capiamo che nell'Unione Europea siamo tanti e ciascuno ha un po' i suoi interessi. Ok, beh, mi sembra che ci sta benissimo. Ma dall'Unione Europea, no, torniamo dal generale, andiamo al particolare, quindi andiamo, insomma, sul nostro territorio, ok? Perché venerdì sera c'è andata in scena la notte del liceo classico e, insomma, noi abbiamo partecipato alla, insomma, non come, non facciamo più parte del liceo Botta, ma perché sono usciti anche noi qualche anno fa, ma siamo andati a vedere, insomma, è stata anche un'occasione per incontrare i nostri prof, che salutiamo. Ebbene, insomma, tanti però nostri, insomma, studenti hanno partecipato. Io volevo farti vedere una tua partecipazione di qualche anno fa. Oh, vediamo. Signore, io la faccia di chi sa di dover recitare con indosso un lenzuolo. Possiamo dirle una cosa? Allora, noi facevamo una scena, eravamo in tre a fare quella scena, no? Per il classico, uno spettacolo complicato della nostra classe in quell'anno. Eravamo in tre a fare quella scena, diciamo che io dovevo avere appunto indosso questo lenzuolo che fatalmente, a un certo punto, come direbbe Mentana, fatalmente a un certo punto è caduto. Il rischio di, insomma, essere nudo era però molto. Per fortuna sono arrivati soccorsi a ringraziamo Marta che mi ha tenuto saldamente il lenzuolo impedendo, insomma, il disastro, ecco. Certo. Era una scena al tema politico, tra l'altro. Sì, ma perché tu più o meno, insomma... io invece avevo fatto lo simposio, io mi ero divertito tantissimo a far finta di essere ubriaco. Infatti la continua, Beida continua a bere e io continuo a parlare di... Andiamo. No, comunque, insomma, è stato, insomma, abbiamo fatto anche noi, insomma, come classe, per 2 anni abbiamo fatto... Uno potrebbe chiedersi... Sì. Ma Citta, com'è che sei diventato amico con Marida? Ecco. E Citta risponderebbe nel contesto della notte classico. Sottoscrivo. Allora, io qua ho un libro.
che riconosco. Non le facciamo vedere troppo le telecamere per non fare pubblicità a nessuno. Però diciamo che nella prima storica notte del classico abbiamo partecipato nella nostra classe solo io e Brida. Sì. E dovevamo fare questa scena che adesso io mi appresto. Allora, questa scena aveva come personaggi due pastori, ok? Esatto. Che rientra molto bene nel personaggio di Brida, un po' meno nel mio. Tu mi avevi, ovviamente anche il classico è a tema, insomma... Sì, latino e greco, per cui noi dobbiamo... È una cosa, diciamolo, che non si fa solo al botta, cioè noi citiamo il botta, è nazionale, in tutti i licei classici si fa. Noi dovevamo recitare questa scenetta in latino, sì. Latino molto semplice. No? Sì, molto... Era un testo, quello scolastico, per imparare il latino col metodo naturale. I personaggi erano Faustinus e Rufus. Beh, tu chi eri, Faustinus o Rufus? No, io forse ero Rufus. Tu eri Rufus. Comunque, per farvi capire il livello di latino... Molto alto. Diciamo che una frase del testo recita... Canis latrat... Due punti aperti virgolette. Bau bau, chiuse virgolette. Continuiamo. Ovis balat, aperte virgolette. Ba ba, chiuse virgolette. Insomma, questo era il livello di latino dei tempi. Io e Brida siamo diventati amici sulla base di questo. Ora capite che le premesse non erano delle migliori e continuano a non esserlo. Comunque, sempre in un contesto in cui o dobbiamo recitare, o dobbiamo, insomma, esibirci, o dobbiamo... Diciamo, cioè, è divertentissimo parlare da una telecamera. Cioè, io sì, mi piace molto. Anche farei per il resto della mia vita. Anche di fronte al pubblico, o meglio ancora pubblico. Camera insieme è bellissimo, sì, insomma. Sì, sì. E quindi, insomma, questa era davvero l'occasione sia per salutare i nostri compagni di classe, che davvero ormai sono un po' un caro saluto tutti, esatto, sono un po' sparsi in tutto il mondo, anche se sono sparsi in tutto il mondo, comunque li salutiamo, di sicuro seguiranno il nostro programma, e poi è per salutare tutti i nostri professori e le professoresse, insomma. Un caro saluto a tutti, un caro saluto a tutti, un caro saluto a tutti i nostri telespettatori che salutiamo, e insomma diamo appuntamento alla prossima settimana, e insomma brindiamo, ecco qua. Se sono ancora vivo, perché mi aspetta un weekend parecchio intenso. Lo so, ma insomma è una bella festa. Sì, a San Giorgio ci sarà questo festival della reciprocità. Quindi insomma sarà una bella occasione. E se sono ancora vivo ci vediamo domenica prossima. Se c'è anche il presidente di regione, salutami. Non lo so. Dagli il mio numero di telefono. Sarà fatto. Grazie, un caro saluto. Ci vediamo la prossima settimana.